Like there's no tomorrow, Rieccoci, Bentornati. Bentornati. Giuniamo il match in questa seconda giornata dei dredge. Come è andata ieri. Vi è piaciuto il video. Spero di sì e spero che abbiate lasciato un like se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, così, per sportività I good luck Have fun Salutiamo il nostro appo. Partiamo per primi Sì Ho già sete E ho finito l'acqua Prima di iniziare il video Molto bene Lui è un lurrus Potrebbe essere Un martello Lasciamoglielo qua Così lo vedo Questa mano Ha otherworld glaze Non ho la seconda terra Che se però Topdeckiamo Possiamo Tenere posso, posso cercarla Tra le prime tre Kippo. Strano eh, giuro che di solito con una landa non tengo, però avendo e potendo pescare la seconda ho un dragante in mano che in realtà potrebbe tornare a essere anche molto forte, ci sta. Potremmo mulligarla, però anche no, lui mulliga invece passiamo. Ok. Vediamo un po' che ci propone, quale tra i 170.000 Lurus dex 6, Grixis. Allora noi faremo una gaze cercando la seconda terra. Eccola. Mettiamo il cimitero Te. Te. E basta. Ok, pesco questa. O Shield. Yes. Facciamo un danno con questa terra Va bene Ah ah Ho un 1-1 Dro Non drago Vantage In realtà potrei fare anche quasi Conflagrate Questo 1 No credo che farò catartica Pisco 6 Mi sembra meglio Facciamo fare catartica Così Scarto dark blast e amalgama Always heal da questo danno E su MTGO è una roba fastidiosissima Ok Potrebbe avere Sper Pierce Ruin. Non c'è Drago 3 Drago 3 Drago 3 <ride> Va bene Prossimo turno possiamo fare Gaze E attacco Vai Diciamo che ho qualche scelta Ok, vai pure. Possiamo fare Otherworldly gaze, gaze in Upkeep. Lui potrebbe tranquillamente avere Counterspell. Quindi credo che dragherò. Ok, io non ho. Uh, sì. Allora lui dice 8, se io faccio.

Poi oh, niente, mi faccio entrare due amalgame e tolgo tutto il resto. Questo. No, scusami. Eh. Allora, rosso. Rosso. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Done. E mi rientra anche un silver smooth cool. Ok. Tac, queste always shield. Ok, ha concesso, sì. Sarebbe stato un turno leggermente troppo difficile da gestire per lui. Allora, Gemstone uh, Cavern come al solito. Quindi, Spire Bluff: no, scusatemi, non Spire Bluff. Stai qua, Vantage Brass Confluence. Lei Line of Sanctity dentro al posto degli scarti, cioè per gli scarti. Togliamo questo, questo. E credo un effetto catartica. Mm, sì. E, beh, cercheremo a mano che abbia le line of sanctity. mentre il nostro oppo pensa cosa sai dare. Noi andiamo a prendere un bicchiere d'acqua, ci vediamo tra molto poco. Tornati, tornati dopo la pausa, acqua. Questa la ammollichiamo perché zero land, magari no. Non proprio safe, no, non è vero? Ho sbagliato. Devo mulligare finché non trovo te. Eh, Lei, Line, abbiamo detto. Eh, non ho già seguito il mio piano. Quindi, aia, ho sbagliato. Raga, mm. mm -mm. peccato non aver pescato uno dei nostri 4 Darklast. In questo particolare spot, c'è da dire che dopo Thrilling Discovery dovrebbe andare, se non ci fa uno scarto adesso. Cosa mi rubi? Spirebluff Canal. Ok. Se non abbiamo tenuto una mano fantastica... Mh, sì, credo di aver sbagliatino. Qua ci arriva Scarto. Quindi siamo open ai top deck non mm. mi do le 3 in discovery faccio col Gary garitag che però se va al cimitero da solo fa schifo Ah va bene beh posso sempre pescare catartica non vedo niente di male in tutto ciò dannazione nils spellbomb e io non ho nessuna risposta Conside andiamo a g3 Draw a card, draw a card. Ok, adesso ragioniamo meglio prima di tenere la mano perché effettivamente l'unica cosa per cui abbiamo perso in un matchup che non è negativo è che abbiamo fatto una scelta abbastanza indecente sul keeping, e vorrei evitarla. Eh, iniziamo noi, sì. Allora abbiamo le line E terra così ci manca la terra nera. Uh, però lui ha tenuto. Però lui ci ha mostrato quella, quel pezzo di hate del cimitero, quindi va bene. Se avesse mostrato, che ne so, Soul gate lantern ci avrei pensato. Così un po' meno. Non ho, non ho draganti, ho un gaze che posso fare. Ho tenuto solo per line in questo spot. Sperando che sia buona, perché effettivamente soffriamo un po' scarto. Vorrei evitare di perdere questo matchup, mi darebbe fastidio. Ragavan. Anche qua Dark Blast al top deck sarebbe fanfastico. Mm, qua in realtà una Terra o Dark Blast per darci qualche out sarebbe stato molto buono. Ah, Gemstone Mine ci ha tolto. Mm. Una Terra Blu anche. Tozis su se stesso, vediamo com'è la sua mano Neil Spellman Dress Down Death Shadow. Aia, rischiamo di morire di Shadow qua. Eh, si toglie spellbomb, quindi quella è la sua mano fa shadow 1-1 ok il prossimo numero sono 13 14 15, 16 e non andiamo neanche in discard mm. molto male qui arriva dash down sono ok al allora, prossimo turno siamo molto morti dovevo mulligare però mulligare per cercare le line quindi a due carte in meno mh, 13 14 15 16 2 okay. E non abbiamo pescato la terra. Molto triste. Perso per dei keep brutti. Devo essere onesto perché, se questo è un matchup, è un matchup positivo. Mi spiace, mi spiace perché avrei potuto fare meglio. Vabbè, fa niente. In realtà, non avevo moltissime aspettative. No, non è vero. Dai, dopo ieri 2-0, così easy, ero quasi sereno. Porca miseria. Però ero fiducioso del fatto che pescare una terra in tre turni ci avrebbe aiutato. Anzi, no, in realtà, ero abbastanza tranquillo perché con Underworld Glaze secondo me avremmo visto cose cioè nel senso con la mano che avevamo non era un keep brutto cercare una terra mi sembrava abbastanza fattibile quindi ok attenzione che questo potrebbe essere un mirror perché conosco il player yes e io gioco solo spesso mazzi che Evitano di fare mirror. Questa è una mano brutta perché ho due di loro in mano. Questa si può già più tenere. Possiamo mettere via creeping. Ma perché ho fatto questa cosa? Non si può tenere. Ho in mano nulla. Vabbè, ho sbagliato Spire Bluff canal. Ok, mettiamo il in cimitero questo. Ho sbagliato il keep. Stavo, ero sovrapensiero. È un mirror, è un mirror. No, la sua partenza è meglio anche perché avrà guardato che carte aveva in mano. Ok. Al contrario, mio. Scarto 2, pesco 3. Ok, abbiamo Stinquidimp. Vai, lui. Ok, prossimo turno facciamo trilling, discovery, macinandoci, stinquedin'. Poi sono rientrati due pezzi. A ah, lui gioca la lista con gli Eater Hub, che è l'ultima che ho visto effettivamente. Prende meno danni eh, la sua mana base ancora rispetto alla nostra Catartica. Ok. E la ultima Smiting Elixir Un'altra carta che lui gioca e noi no Ok Insomma Conflagrate Qua se sono 5 Non sono 6 Facciamo una Thrilling discovery Così Ok Discovery Quest è al cimitero 1500 Porca miseria, eh non posso. Eh, io faccio le dragate da uno, Massimo. Oh, ho scoperto questa cosa. Però mi entrano due ghoul. Giusto, spero. Il prossimo turno possiamo fare qualcosa in più, credo. Vai. Però lui ha Smiting Erix che poi gli farà rientrare più roba ancora. Vai. Mm. Io qua devo assolutamente parare, chiaramente. Ok. Prendo 3, Sei. Non mi ero perso. Catarticaia. Catarticaia problematica. Qua giochiamo solo col cimitero. Che sbatti un, un mirror di dredge, è proprio una roba che non volevo fare e Lui però ha visto The World of Glaze, che non è proprio simpatico Sì, vabbè, qua è F6 perché non posso fare niente Ok E dopo però lui avrà anche Oxofagonas Mm. e ha visto ah, una smiting helix io ho 5 carte da togliermi dalla mano 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 e 5 tipo 1, 2, 3, 4 e 5 Done E vai pure Non benissimo Se posso dire la mia non benissimo Ho tenuto una mano Non so perché ero convinto che quella mano fosse forte niente, oh, ma tanto lui ha oxo vagonas eh, devo farò tutto e prendiamo comunque 5 lui nelle ultime carte ha 3 chill magari qualcosa ce l'ha in mano e noi dobbiamo fare una girata pazzesca ma veramente forte. Ma non credo. No, perché il prossimo turno comunque gli entra Rox non abbiamo abbastanza blocchi. Però Potrebbe anche non pescare. Smiting Helix va da 5. sono veramente troppi pezzi. Beh, non è male Smiting Helix. Devo dire Non pensavo e invece non è affatto male Ok Credo che sia una delle poche cose che possiamo fare 2 3 4 5 6 7 8 Done Ok Ok Vediamo la potenza di Oxo Vagona scontro il mondo. Per adesso niente di che, ma non è colpa sua. Sempre peggio. Allora, Always Hidden, Always Yes. Ok. E ho beccato soltanto, però, una delle Creeping Chill. Quindi siamo a 7. E lui ha 12 carte, io poi ho 3 blocchi, vado a 4... Mm, vai. Un sacco di trigger a fine turno, sue, mie, nostre, loro, di tutti. No, più, più sue credo. No, sono entrati anche quelli, quindi siamo morti, morti, molto morti. Allora... Ho tenuto una mano che non pensavo, ma la partita comunque è andata diversamente da come immaginavo. Eh, non possiamo mettere questi, probabilmente li metterà lui. Credo che gli scarti in mirror non siano male. Se partiamo con terra scarto e basta, tipo. E tolgo... Cosa tolgo? Un chill. Eh, Conflagrate non è male, però forse è quello che devo andare a togliere. Dark Blast credo che non proprio tanto, tanto schifo. Lasciamo chill, togliamo anche l'ultimo Dark Blast. Gli scarti per andare a togliere gli Enabler. Ok, chiaramente non li tolgo stinquidimpli, li toglierò Qualcos'altro. Yes, iniziamo noi. E... Kippo, questa è un'ottima mano. Avrei dovuto avere una mano così anche prima, senza gli scarti, mazzo, io te lo dico. Mana Confluence facciamo nero Toxids qua. Ah, doppia. Hmm. Togliamo gli Inquisition per farci lasciare intoccata la mano. Ok, Mana Confluence per Gaze ci sta. Eh, adesso facciamo un turno un po' esplosivo. Proviamoci. Potrei anche decidere di tenermi vediamo cosa peschiamo. Perché, uh, ecco, questo è interessante. No, no, allora posso scartare doppio Stinqui Dimp. Via! 5, 5, 5. Ok, turno interessante e non drammatico. C'è da dire che il prossimo turno ne abbiamo un'altra da fare. Abbiamo anche un Conflagrate che non è affatto male. Vai, sì. Diciamo che il Meshup si decide tanto su chi parte. E prima sarei potuto partire decisamente meglio. È un peccato. Il vantaggio mana fa. Eater Hub, qua arriva una thrilling discovery. No, allora, catartic reunion. Ok. Ok, sì. Mm. Non è andata benissimo, però gli rientrerà comunque Silver Smooth che rimetterà Amalgama. Ok. Noi abbiamo visto una chill, lui 2 Ok. Golgari tag, in mano. Yes. Allora, qua possiamo andare direttamente a Oxo Vagonas, che mi sembra proprio malissimo, perché poi ne facciamo un altro. Attacco. Mm. Beh Lui credo che la sua mano sia svanita nel nulla Ok facciamo un dannino Ox Allora 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Dann O lui si da questo trigger allora, vorrei Stinquidimp Mmm, Stinquidimp mm, Stinquidimp Vabbè Poteva andare meglio, se posso permettermi di dire la mia Vai Madonna se uno dei due avesse avuto nella side l'A-Line of the Void Sta partita sarebbe durata molto meno Ok vado a 9 In realtà io qua credo di fare blocco, blocco, tipo mm, Blocco, blocco così Vabbè, Sparisce il nostro Ox of Agonas, non è troppo un problema Fa il suo, Oxofagonas. Mamma mia, che matchup. È la partita di prima che mi ha triggerato, perché questa... Mh, sono partito male perché ho tenuto male la mano, ma sta vedendo decisamente meglio lui. Non mi piace molto dire questa cosa, perché però... La sua lista mi piace anche di più, se devo dirla. Ok. Abbiamo sei dato giusto, questo è importante, perché anche lui ha messo solo più di scarti. Allora, tu sei a 18, io qua ne ho 3, 6, 12, 15, 16. E se io pescassi... Io qua pesco, faccio 3 e 1. No, no in realtà posso dragare e... Quante creepy chill ho visto? 2. Ma no, draghiamo. Che se vediamo... Ah! Mi serviva una creepy chill. In realtà qua credo di attaccare con tutto lui para 1, prende 3, 6, 9, 10... prende 10 mentre se io è perché se io faccio conflagrate faccio 1 2 3 posso tenere dietro Narcomeba però credo che Narcomeba debba attaccare e faccio il secondo ox a Fagonas. No, però voglio fare Conflagret che vuol dire che il turno dopo però non faccio ox. Attacco. Vai. Ah, ma così va bene allora. Perché io ho una e due creeping chill e l'altra non è qua così spero di avere vinto cioè dovrei avere vinto una due tre quattro cinque sei sette e otto Ok, erano le ultime quattro carte e eh, ci siamo. Perfetto. Ok, uh, bra 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 bra. le line of non serve a niente, Natural Screen non serve a niente, partiamo noi, mettiamo le gemstone cavern Ne togliamo Confluence Brass e Vantage come al solito. Non ho mai tempo di fare questo conflagrate, ma cosa voglio al suo posto? Non mi viene in mente niente, quindi lasciamolo così. Allora, eh, qua partiamo noi, possiamo fare Gaze a fine turno. Io provo a tenere. Lui va a 5. Io qua mi mangio una delle due terre, possibilmente la City of Brass, così non prendo troppi danni. Ho tenuto solo per Gaze. Lui va a 4. Ok, devo trovare un dragante. Vai. Scarto. Ok. Via gaze. Lasciamo in cima una catartica. E facciamo graveyard 1 e 2, ok. Catartica in cima. Questa terra è troppo forte, chiaramente. Draw la catartica che abbia lasciato in cima 1 e 1, 2. E via. Cominciamo a pescare 8, 9 e altri 4, 13. Luis Oloysius yes. Ok Ok E passo nel prossimo upkeep Abbiamo da fare delle cose Che comunque Insomma Come turno 2 va bene Però lui avrà tenuto una mano che fa qualcosa No, perché giustamente ha solo più due carte in mano Gaze E mettiamo il cimitero Acceleriamo di brutto Mettiamo il cimitero tutto Ok, purtroppo male. Beh, quella è buona come pescata. è a 4 abbiamo due creepyping nel mazzo, non sono tantissime. Lui adesso può fare una un rolli. Ma abbiamo vinto, incredibile. Cioè ho sbagliato G1 e ci siamo portati a casa a questo game. Mi dispiace per il mioppo perché se lo sarebbe meritato lui più di me al miseria. Prima ho tenuto una mano rischi ma con potenziale ho perso, adesso ho tenuto una mano sbagliata e ho vinto. Il Magic come Garfield l'aveva inteso. Mi sento di dire questa cosa. Però no, in realtà vabbè, ho sbagliato contro Shadow ma secondo me è una mano che premiava, sarebbe stata una mano che avrebbe potuto premiare molto. Eh, questa è stato un errore da non ripetere. Ecco, sì, quella mano lì se vi capita mi raccomando non tenetela perché... Eh, puntare a pescare una terra ok se avete tipo una ley line che è un grosso payoff contro shadow secondo me ci sta non ci sta assolutamente tenere una mano con doppio enabler senza draganti perché io non l'ho guardata male pensavo di avere un dragante in mano non so però vabbè diciamo che mh, normalmente tendete pure a mulligare con questo mazzo fino a 4 secondo me reggete bene cioè terra un po' Terra, la mano perfetta sarebbe tipo Terra Gaze, eh, boh, Terra Catartic Reunion, cioè una roba di questo genere. Secondo me sarebbe molto, molto forte. Poi bisogna sempre vedere se riuscite a trovare la mano così. Se con Gaze trovate qualcosa di decente, oppure sono schifezze perché il mazzo comunque mh, può non essere d'accordo con voi con il farvi giocare a non Magic. Insomma, ci sono un po' di variabili. Comunque. Mentre fatichiamo un po' a trovare il nostro oppo, vi saluto, ci vediamo per l'ultimo match di questa league e vado a bere ancora perché parlare mette sete. Ultimo match della league con Dredge e tra un'oretta più o meno, non è vero, anche meno ci sarà la Banned, quindi direi che siamo abbastanza curiosi di scoprire cosa verrà toccato in questo cambio che hanno annunciato. Salutiamo il nostro oppo, stavolta parte lui. Ma questa mano. Eh, il problema è che non ha draganti. Però ho gates. Io provo a tenere. Perché mi fido. Mi fido del fatto che lui non ci farà terra scarto. Eh? Bravo, che te la traio Mi piace Jamson. Ma... Eh? Ok, qua potremmo fare una roba in upkeep. Può vedere cosa fa lui. E tenerci gates per la fine del turno. Adesso lui fa terra rest in peace. Perso la partita. Ok, lui farà Vrene 6. Non ho tanta carte. Cosa può essere? No, può essere creativi, di uhrene 6. Ok. con me va però tenuto, eh. Insomma, un po'... Ho ancora una mano un po' del cacchio, Flavio. Allora. Eh, va tutto al cimitero questa roba. Va bene. Perché tendo a tenere queste mani brutte di Magic io? Catartica in tu qualcosa di forte il turno dopo, qua scarto 1 e 2. Devo pescare dei draganti, mazzo, grazie. Andiamo perché se non peschiamo draganti facciamo gaze a inizio turno. Altrimenti beh, magari poi lui fate ferie adesso e non è d'accordo con noi. Io ho pescato due draganti. Quindi possiamo aspettare. Due draganti terra, ok. Vai pure. Il prossimo turno è il nostro turno, idealmente. Quindi spero vivamente che lui non abbia un counterspell perché sennò abbiamo buttato via tutta questa bella teoria. Però doppio narco vivo in mano non è mai da tenere. Spoiler. Alert. Uh, se mi fa blood, male, ma... Sismic Assault. Aia. Ah, yeah. draw bianco rosso trilling discovery eh dobbiamo fare mh, una roba forte sto turno se mica assolto non me l'aspettavo devo essere onesto yes così pesco 4 pesco 3 pesco 5 ok Yes. E non è successo niente, cioè sono riuscito a non far triggerare nulla. Ma è fantastica questa cosa. Sono proprio felice. Ah no, c'è un ghoul al cimitero, va bene. Due ghoul. Va bene. Che faranno entrare due amalgame a fine prossimo turno. Vabbè, qua turn off, mettiamolo fino a fine turno prossimo, non si sa mai nella vita cosa può capitare. Prossimo turno avremo un gaze da fare in upkeep: Almeno di Bloodmoon. Blood Elf va bene. Vabbè, uccideremo turn off uccideremo sto coso è gratis Non un danno in meno gli da meno mana ok dark Last qua. E il suo cimitero non mi interessa grazie vai abbiamo una creepy qua mm. furia cavallo del west vabbè in realtà loro morivano da un po' più di cose si è picciato un altro Vren. Va bene. Loro potrebbero rientrare. Upkeep, Other World Reglaze. Glaze, Bag, Gades. Perché ci metto una consonante a caso? Non lo ho ben chiaro. Allora. Giriamo un creeping chill. No, ma c'è un Ox of Gonas. Allora, e non tanto drago qua, quindi via, via, via. Ok, draw, drago 4. Eccolo lì. Yes. Credo che sia un piano attaccarlo in faccia. Attack! Vai! Che come al solito mi rientrano dei pezzi dal cimitero, quindi va bene. Lui non so che hit possa avere. Credo che metterò le leyline per le endurance. Perché questo giorno in una maniera o nell'altra dovrà finire assolutamente. Quindi, Mmm. Boh. Ok, è finita la nostra vittoria. Sono molto felice. Sismic assault veramente mi lascia stupito. Sono contento di vedere questi mazzi. Allora, io mi aspetto delle endurance. Ok. Eh, Sitiamo così perché siamo sul draw. Quando saremo sul play, magari metto i tozzase. Potrebbe avere dei removal tipo incantesimi o artefatti. Potrebbe averli. Non ho visto il bianco quindi non li faccio rest in peace. Prismatic Ending può non entrare per evitare di. Corsa Antifire, insomma. Può avere degli artefatti. Non ha bombetta quindi leyline comunque è meno efficace. Cominciamo a togliere quello che siamo sicuri di voler togliere. Ok, io mi aspetto delle Endurance perché è un mazzo che comunque rampa abbastanza. Però sul fatto di essere mono red, principalmente rosso, potrebbe portarlo ad avere dei, delle cose diverse. Io provo a sideare così: tolgo un chill. E credo un no, beh, Dark Bastard lui era il cellerino, quindi. ci sta. Mm, e... Thrilling Discovery: una cantartica reunion come al solito. Togliono un in realtà, al posto di un discovery. No, di una catartica che è più facile da tirare. Proviamo così. Sono curioso. Mm, sai dare sia l'Iran che, che la terra col segnalino fortuna, cavern. Mm. Mm. Però... Qui ho Gaze, però monolanda. Monolanda quindi vuol dire che dovrei lasciare sopra Landa. Ma vuole... Cioè, il turno 2 è molto forte. E eh, dai, keep. Siamo... Eh? Detto che se lui vuole spaccare Eh no, se vuole spaccare il reliquio Comunque mi fa un danno mica da ridere Non farlo di avere il reliquio in deck Cioè di avere il adesso La mano in realtà Non so se fosse da tenere o meno In realtà mi piace Troppe volte in realtà In realtà in realtà Mi piace Vediamo se vale la pena Ragavan. Oh beh, il nostro Darklast ha senso di esistere Narcomeba è proprio una brutta pescata perché ne abbiamo più solo due nel mazzo. Grande, va bene. Qui andremo Dark Blast. Il problema di andare Dark Blast è che non sappiamo se peschiamo la seconda terra. No, credo che andrò a The Glaze. Comunque. Perché devo cercare la seconda anna per fare questa catartica che cioè, veramente ci regala un turno gigantesco proprio. Potrei decidere di farlo sulla combat in maniera da cercare una uh, narcomoeba. Vediamo un po'. Gaze. Graveyard... Uh, Sopra-sopra. Così lui ce ne ruba una, noi abbiamo la seconda comunque al top deck. Yes, always shield. Va bene. Beh, dai, annulla un po' anche raga In questa gaze. Vai. Ok, se anche mi dovesse fare Blood Moon, perché ci si può aspettare di tutto, in realtà siamo abbastanza tranquilli. Mm -hmm. Vediamo un po'. Siamo sotto Endurance in questo precisissimo spot. Eh, boh, che cos'è? Boh, eh, farà cose tipo con la combo, credo. Catartica, scarto scarto. Non avere endurance, bravo. Beh, tanto io non ho niente comunque, quindi... Stinquidim... Eh, non pescare Endurance adesso che ho un Oxofagonas qua. Eh, potrebbe anche essere che ha da a farcelo e allora coincideremmo, credo. Yes. È riuscito a non entrare niente, eh? Non è facile questa cosa. Abbiamo un blocco su Raga, Ragavan, allora. Quando lui fa danno, niente. Mette un più non un più non sopra quando fa terra. Non muove tre più non più non fa tornare in mano lui... Quando lascia il campo di battaglia fai tornare tre carte. Oh beh, non è scarso, eh. Noi dobbiamo bloccare Ragaman. Okay. Ah, quando entra... Va al cimitero. Ok. Vabbè, è grosso sto pezzo, eh. Non è non mica male. Prossimo turno giuro che faccio Ox of Fagonas. Il prossimo turno dovrebbe essere grossino per noi. Questo è Vren. Se hai lasciato Vren contro di me, grazie. Beh, pinghi mi fai 6 danni, che non sono pochi. Però, diciamo che c'è un grande però. No? E eh, eh, lo sapevamo. 5 a me City of Brass 7 no, a me 5 per 1 e 2 per l'altro Draw uh, Stinkidimp Qua proprio non giochiamo a magic Disinteresse totale per quello che fa il nostro avversario 1 e 2 1 2 3 4 5 6 e 7 e 8 Ok, pesco 5, 10 e... Beh, beh, 14. Beh, abbiamo riuscito a girare un pezzo, non male, devo ammettere che... abbiamo una terra mm. adesso cominciamo a pescare secondo me eh, così spoileroni e lui ha 6 non è tanto se pesco una terra con 16 carte nel mazzo quante ne ho qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm. secondo me non pesco una terra ne ho 18 Io odio Gemstone Mine e lei odia me. Ok, mi sembra giusto. Devo girare, che devo girare di Creeping Shield per forza. Se mi dica mi toglie Ox of Agonis. No, cicla, ok. Menarcomeba deve ciampare questo coso, va bene. È un 7-7. Questo è un 7-7, passo. Questa lore non la capirà nessuno, tranne pochi. Vediamo un po. Attacca. Mm, ok, stai dietro. Eh, vogliamo dire Dark Blast. Ok, e io attacco sono almeno quattro. Bah, potrebbero non bastare, eh. E poi però è lethal questa cosa Non è vero perché tanto c'è lui Che non è più lethal Però ci giriamo uno dei nostri ultimi due Creeping Ultimo Creeping chill Insomma Non felice no? Che brutta situazione quando sono così E devo per forza andare a cercare Di dragare adesso Sì Beh lui non può attaccare Ok I Vren li produci Cioè può attaccare se fa dietro un altro pezzo Poi deve questo traccio a bloccare otto, Comunque 8-8 trample Mi sembra proprio poco poco Io devo dragare di brutto In questo preciso Proprio particolarissimo momento della mia vita Cazzo questo conflagrate Che dolore che mi fa vederlo lì Endurance Me lo sento fortissimo questo Un Endurance gigantesco No, ma quel cazzo Cos'è stato? Pulse of Murasa ah, Siamo morti, eh? Mi stai dicendo questo? Eh, Comincio a pescare, allora Attacco e pesco Ok Dragio, cancella Volevo pescare una terra, mazzo, io te lo dico. Attaccalo. Vai. Vai pure. E eh, no, niente, volevo pescare una terrina e non ce l'ho fatta. però. Non gli ho visto le endurance. Non so se sia il caso di, sai, dare fuori le linee in favore degli scarti, posside 9. Il prossimo turno siamo morti, dobbiamo proprio soltanto più pescare terra. Cioè, però io suppongo le abbia perché, cioè, senso. 9 10 11. Ok. 12 carte nel mazzo. Se avessi dragato, no, ma non potevo, devo dragare 5. Sì, il problema è che le mie terre che ho nel mazzo, no, devo dragare perché le terre che ho nel mazzo non sono abbastanza. Gemstone Bone Crusher Giant un altro Pulso Fumurasa. Ren 6, ok Allora, piccolissima pausa prima di G3 Torno subito Rieccoci Allora, eh, dobbiamo cambiare le terre 1, 2, 3 Quindi 1, 2 e 3 Togliere le eyeline line per mettere gli scarti 1, 2 e 3 Ok E direi che Ah, io ho 3 Creeping nel mazzo Credo di voler fare questa cosa comunque perché prima mi è sembrata un attimo eh. Ok, yes. Partiamo noi. Abbiamo solo la terra, quindi mullighiamo. Abbiamo un po' più di cose. Buttiamo via un arco Meba. Non è una mano fantastica, se posso dire la mia, che non abbiamo l'interazione che stavamo cercando. Se sì, metto via Narcomeba al turno 2 farò col con qualcosa via Narcomeba dan mm. comunque Jenson mi odia io lo so infatti ce l'ho sempre in mano al turno iniziale vai raga no niente ok terra facciamo fuori trilling discovery no undo deselezione golgari tag e price amalgam drago 4 e basta come al solito perché noi ci teniamo a fare le cose giuste eh, turno dopo ci riprovo con un doppio dragante dai vediamo un po forse devo tenermi trilling per il turno dopo perché gioca un po' sopra i removal secchi per il cimitero trilling perché se ti risolve risolve tutto non è come catartica che invece è un costo addizionale scartare e quindi in risposta alla spell si può fare endurance ad esempio. Forse poi l'ho sbagliato però uh, inspiring vantage va benissimo. Catartica Scarto 1, Scarto 2, Drago 4, Drago 3 è capito, però, mazzo Un whisky. Ho un silver smut per fortuna al cimitero. Vai e vai. Dove ho un otherworldly map. Keep entrano tre amalgame sto turno, potenzialmente. Diciamo ok. dato un chill ne ho ancora due nel mazzo quindi lui è ha qualcosa in meno Vabbè, hai fatto l'amico quindi non mi serve fare dark blast l'amico è grosso eh si farò tutti i nacchi più vai underworld gaze uh, blu rosso ad esempio ok allora noi vogliamo al cimitero beh metterò un dragante quindi vogliamo tutto al cimitero in realtà no però discovery credo che vogliamo discovery in realtà in mano ok e non drago ok pesco attacco Lui, Ok, sono 9. Insomma, cominciano ad essere. Ok, Ok. Uh, sì, vorrei scartare tag e un Dark Blast. Pescare 4, Pescare 5, Pescare 3. Non la più bella girata del mondo, ma. Abbiamo messo al cimitero qualcosa di interessante. Vai pure, tu sei a 6. io ho un cin nel mazzo, no, due ancora, va bene. Abbiamo stinquidimpe e Peyox Vagonas soprattutto. Uh. Uno, due, tre, quattro Elfa, ok. Elfa in tu, Vrene 6, ok. Niente di che. E abbiamo vinto! Ci siamo portati a casa anche questo match tra mazzi che non esistono in meta. Andiamo a vedere un po' di aprire queste fantastiche chest. Sono un po' corto di play point, quindi lo accetto. Open all. Allora, abbiamo 55 play point. Hunt Master of the Fest. Se fossimo qualche anno fa sarebbe una carta fica, no? Eh? E un avatar, uh, beh questo diventa il mio avatar e niente ragazzi è stato un bel video grazie per aver guardato come al solito fino in fondo e Dredge merita, non merita, secondo me non è pazzesco però è un mazzo divertente da magari imparare a giocare perché c'è qualche trick abbastanza divertente da fare e sicuramente i g1 ve li portate spesso a casa e niente ciao